Buongiorno Domenica, sono le 9, fa un caldo e voglio rientrare entro le 10. Provo a vedere se trovo il senso bio qui. È sempre esaurito e ho finito e ora insomma non mi piace ordinare online, perché quando ordini online ti arrivano scatole, più cose da, capito? C'è, eccolo qui. Ti danno anche un sample di che cosa. Ok, ci piace. Quant'è? 11,96. Sì, qua costa un bel po'. Però mi hanno anche segnalato che la Roche-Posay ha una... Eccola, qui. C'è... hanno la il loro acqua micellare, non so quant'è, costa molto di più, e comunque mi trovo bene con questo, prendo questo. Poi mi serve no, la limetta per le unghie. Ora andiamo a cercare. Mamma mia, mi hanno rifornito un po', NYX Help l'hanno rifornito. Devo riguardare, ok, guardiamo qui per le unghie qui. Can't see anything. Oggi alle 10, hanno fatto anche ieri, fanno la sidewalk sale, cioè le bancarelle dei negozianti mettono la bancarella fuori, mettono cose in promozione, aprono alle 10. Io vedo le mie due cose a CVS, sto proprio bene, nient'altro. Ora vado un po' al mercatino, poi torno. Vediamo che c'è qui. Questo è un negoziante, hanno messo cose in relazione. Stanno ancora sistemando, io vado al mercatino. Traverso qui ora. Anche se queste bancarelle portano commercio nel paese, c'è molto traffico, perché non è una cosa sostenibile, no? Perché il posto dove c'è il parcheggio, la domenica, no ieri, perché ieri non c'era, la domenica vanno al mercatino, quindi non c'è posto per le macchine. E, sì. E comprare dai negozietti e dai mercatini sostiene la comunità, che è una buona cosa, ma non si può sempre fare quello, che non sembra abbiamo i soldi. E andare dal vivo a comprare è tutta un'altra cosa. Cos'è questo? Hi. Oh, qui cosa hanno fatto? Cose per i bambini. Ci piace.
portate questo come l'hanno fatto, col cartone. Hi. Kira! Qui vendono carne ostrich, bisonte, pork, hanno il bison. E qui hanno la pizza al legno, no? È fantastica, vogliono una marea di soldi, però è genuina. Legno, veramente buono. Qua fanno pickles di tutti i tipi. Ostrich, bison. Ora vado a quello. C'è una Jersey Girls che fa i formaggi. È veramente brava questa qui, fare i formaggi. E questo è il suo. È troppo lontano per andare alla fattoria. Però tutte le mucche sono all'aperto, no? Veramente all'aperto. E fai i formaggi. Qua che c'è? Sfruttini. Ok, vado al mio. Perché questo paese coltivano le cipolle, come vi ho detto. Che mi serve? Prendo quelle rosse, c'è anche l'aglio fresco. Prendo un po' di cipolla rossa. Questi citriolini piccolini che si mangiano bucce e tutto, sono troppo buoni questi. Ok, quanti ne ho presi? 6, prendiamone altre 2, dai. I'm sorry, I'm telling. Prendiamo questi piccinini, metto nella mia busta. Ok, ho dovuto mettere tutto in una busta di plastica, purtroppo queste cipolle puzzano da morire. Thank you.
gente viene qui la mattina a prendere la colazione. È veramente molto caldo. Vedi, c'è la fontanella lì, psicologicamente ti rinfresca. Lumberjack, good morning. Realize I didn't print out the whole explanation. You have any patchouli? I do, right there. Oh, that's patchouli? Yes. I put some calendula flowers on it so I could identify it faster. Wow. See, my son helped me set this up, and I'm like, I don't like the color arrangement. It's fine. What is this? Choose any five, place them in a soap bag. Yes, and I have a cheater bucket. So which? How do I know which one is patchouli? let me see. How do I know what's what? These are patchouli. What, five? Yeah, how much are those? One, two, three. So this would be between these and the bag is $10. Okay. We're gonna get you in there. Okay. La bancarella del negozio che ci entra. Ci siete state dentro il negozio? Ah, no. E sono tante cose per l'autunno già fuori. Stanno già sistemando, sto estate, yes. Deve finire. Ok. Che caldo. Ecco il mercatino, vedi? Siamo già stati dalle 9 alle 2 la domenica. Ok. Io me ne voglio andare a casa, devo andare qui. Mi avete chiesto se c'è una farmacia tradizionale, non tipo Sevilla, c'è, Aikens Pharmacy. C'è, è chiusa, che ora apre? La domenica è chiusa. Ok. Questi li posso usare come piattini per mettere le saponette sulla... lavandino, sono 2,50, non è caro, sono molto colorati, ora ci penso. Ho preso due piattini, però ora ho capito, perché è metà, 50% sul prezzo più scontato, quindi erano $1,25 l'uno, e questi che sono $1, che farebbero carini per Natale per mettere pensierini, sono 50 centesimi, uno. Questi li prendo perché per Natale ci posso mettere pensierini carini. Ho capito ora, 50. Quando sono arrivata a casa per i miei piattini, mi hai detto 2,50. Ho detto come 2,50? Sì, c'è 50% di sconto. Su, questa ho una macchettina però. Vediamo se c'è. 2, 3, 4. Sono $1, quindi sono 50. Questo per fare regalini, mettere pensierini è veramente dolce. Quindi ho capito ora. E ora... no, è tutto questo qui. 50% di sconto sul prezzo più basso. Ok, vado a pagare per questi, dai. 5 minuti, sono da 5 minuti dalla strada principale, cioè, l'ho camminata piano, 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 fa un caldo, sono le 9:45. Quindi non avevo la mia cesta perché l'ha presa mio figlio. Ho preso le cipolle fresche, che sono appena raccolte, dei Kirby's, questi cipriolini che... si mangiano bucce e tutto, li devi solo lavare bene, è quello che faccio quando trovo in casa, e le carote raccolte ieri, cioè, probabilmente le cipolle puzzano da morire, hanno vero, sai questi paesi fanno cipolle. Poi ho preso da CVS, che mi sto struccando con un'altra cosa che non è per struccare veramente, perché l'avevo finito, ho preso il senso bio di Bioderma,
ci davano anche qualche il detergente per il viso, che è veramente valido, quindi quello lo terrò in borsa quando sono fuori casa, no? Mi fa comodo. Cos'altro? Ho preso questa limetta per allevare le... Ora devo farmi le manicure, cioè le mani distrutte, per levare le ridges, no, per spianare. E, ok, questo poi ho preso, non avevo capito bene, però era 50% di sconto sul prezzo scontato, quindi questi io li tengo per fare pensierini, quindi erano un dollaro, me l'ha fatti 50 centesimi. Ne ho preso 4, il quinto era macchiato, l'ho lasciato lì, guardate come sono carini. Sono tutti diversi, questi due sono più carini perché hanno questi ciondolini qui, quindi questo era, quant'era? 2 dollari. Mettiamo qua dentro. Poi avevano una cesta grande di... Questi sono... Era il Chester's che loro hanno, no? Questo è alpino. Ha detto, possiamo... E che faceva caldo. Poi non volevo fare la... Sai? Avevano tanti di questi Chester's che potevi, te li potevi portare. Loro se ne vogliono liberare, era gratis. Quindi ho preso questo di Aromatique alpino. Ho preso questo. Poi i piattini che io uso... che si è rotto uno, una, comunque questi due piattini che inizialmente pensavano 2,50, no, ma erano $1,25, vedi, metà di questi per il bagno, per mettere le saponette. Avevano anche samples, non avevo, non, e questo è l'altro che ho preso, io li metto in bagno perché uso le saponette ovviamente. Mi sono fermata al posto dove io prendo sempre il mio sapone di patchouli e non c'era. Quindi ho trovato un'altra che vendeva il patchouli e ho notato il pezzo grosso. Insomma, ho preso, puoi prendere i pezzi, gli avanzi, no? Però li devi comprare. Ne ho presi e mi fa anche comodo perché questo sta proprio bene dentro il piattino, no? E questi sono di patchouli, e questo era 10 dollari, questa è l'unica cosa che mi è costato, però io adoro il sapone, preferisco sempre saponette per lavarmi, non così, e questo lo metterò per lavare le mani, o anche per lavare il corpo, comunque questo è di patchouli, mamma mia che profumo, adoro il patchouli, non lo uso per lavare il viso ovviamente perché mi brucia gli occhi, però... sono uscita solo con la mia Lululemon. Mettiamo questo qui. Oh, è la borsa di Cosmo del supermercato. Oh, ora sono le 10, neanche. E per pranzo volevo fare una bella insalata con citrioli, carote, quelle cipolle fresche e un po' di pomodori. E poi farò... Ho comprato la salsiccia di pollo da Lido, che farò quella, farò l'insalata, proprio lo farò al barbecue così non sporco in casa, perché io sono, non ho più voglia di pulire, ho già pulito i bagni stamattina, ho pulito i bagni e niente, devo solo passare lo straccio in cucina, però forse lo farò. O forse aspetta fino a più tardi, perché ora voglio solo riposarmi. Auguro a tutti una buona settimana e noi ci vediamo presto. Sto facendo molti vlog perché nell'estate, perché faccio poco, perché non è una stagione che mi piace, però la provo a renderla piacevole e aspetto l'autunno with trepidation. E noi, però non è malvagio l'estate, basta che stai in casa. Ciao. Sto preparando il pranzo, ho fatto un'insalatina di tutto il ben di Dio. E ho fatto un marinade di gamberi che metterò fuori a cuocere. Gamberetti, olio d'oliva, limone, sale, pepe e un po' di prezzemolo. Poi farò la salsiccia di pollo, queste sono alla mela, c'hanno pezzini di mele dentro e sono fantastiche. Ok, queste le ho prese da Lido, sono veramente buone. Ecco, un pranzo un po' leggero. Auguro a tutti una buona settimana, ciao. La salsiccia è precotta, quindi va solo fatta
5 minuti si fa, le gambe si fanno subito, quindi e sporchi poco in cucina. Ok, tutto molto delizioso, ci siamo quasi. Questo è sbrigativo perché il pollo è già cotto, no, le salsicce, e i gamberi sono quasi pronti. Che bontà!